Sono arrivati i saldi e io ovviamente ne ho approfittato per fare un po' di shopping, a differenza delle volte precedenti. Non voglio accumulare tutto quanto da farvi vedere in un solo video, ma vi farò vedere piuttosto le cose che acquisto man mano, anche perché questi sono i primissimi acquisti, le cose che proprio aspettavo con ansia, ma sono in arrivo altri acquisti o delle gift card da sfruttare, per cui altri unboxing sono per strada. Devo ancora trovare il tempo per fare shopping, ma partiamo dai primissimi acquisti, appunto mischiati ad un po' di regali che sono arrivati un pochino dopo il video che vi avevo fatto vedere con tutti i regali di compleanno, più un unboxing un po' particolare di una collaborazione. Partiamo da quello che è più a portata di mano, e cioè il top che indosso. Questa è una new entry nell'armadio, è un regalo di compleanno che ho ricevuto dalla mia amica Marcella. È stupendo, lo sto adorando, è perfetto per la stagione estiva, arriva da Calzedonia e ovviamente lo potete trovare nei negozi anche in questo periodo. È bellissimo, non c'è molto da dire, è stupendo, il tessuto è comodissimo, è un mix di cotone penso e viscosa, ma azzardo più cotone perché è proprio morbido e comodo. E poi insieme a questo top mi ha regalato anche un completino verde fluo un colore che non si vede molto da queste parti, o perlomeno non si vedeva molto prima da queste parti, ma che sembra stia invadendo la mia vita. Non so se ve ne ho mai parlato, ma probabilmente sì. Io ho due colori che non ho considerato molto negli ultimi anni, anzi non ho mai considerato, tipo il giallo e il verde, che non mi sono mai piaciuti particolarmente, ma ultimamente questi due colori stanno proprio invadendo la mia esistenza, stanno proprio entrando a gamba tesa. E io li sto facendo entrare perché mi stanno piacendo, stanno incominciando a piacermi. E c'è una cosa molto particolare a proposito di questo, non so se a voi capita mai, ma io associo ad ogni persona un colore. E ci sono due persone molto importanti nella mia vita che io associo al giallo e al verde. Per cui, volendo tanto bene a queste persone, sto incominciando ad amare anche il giallo e il verde. E appunto questo completino è veramente spettacolare. Oh my god, mi sono appena resa conto di aver fatto una piccola gaffe già appena iniziato il video. In realtà arrivano da Tezenis e non da Calzedonia, quindi questo top è Tezenis e anche il completino. Ovviamente qui accanto, come sempre, i capi indossati. Sono già nel mood vacanza appena indosso questi pezzi perché sono veramente stupendi. Questo può essere usato come costume, come completino per fare workout al mare o semplicemente come completino da indossare in spiaggia quando si va al ristorante a pranzare, o ancora meglio la sera per un beach party. È perfetto, abbinandoci poi anche una camicina bianca in cotone oppure in crochet, diventa il pezzo perfetto per le serate estive. Ora passiamo a quei pochissimi acquisti effettuati di recente, quei saldi. Allora, abbiamo una prima busta di OVS e una magliettina. Ho comprato la magliettina Barbie, questa ovviamente non potevo non comprarla visto l'hype che c'è intorno al film che sta per uscire. E a proposito di questa maglietta qua, vorrei creare anch'io la mia versione reel di Hello Barbie, quindi vi lascio qui il mio profilo Instagram per chi fosse interessato a vedere il risultato finale, venite a trovarmi. Questa qua è stupenda, non c'è molto da dire, è la maglietta perfetta per On Wednesday We Were Pink. È proprio rosa l'ennesima potenza, abbinato poi a un paio di jeans chiari, diventa il capo perfetto da indossare in estate. È costata pochissimo, 7,47 euro, quindi 50% di sconto, ma è bellissima, mi sento già nel mood Barbie appena la vedo. Poi ho fatto un salto da
Kiko. Ovviamente qua non ho la busta perché se si può risparmio sulle buste. E avevo banalmente bisogno di ricomprare il mascara e questa volta non sono andata per quelli che già utilizzo, ma ne ho comprato uno nuovo da provare. Questo era ovviamente in saldo, infatti è la versione tipo natalizia, Joyful Holiday Lasting and Care Mascara. È un mascara che dovrebbe durare almeno 12 ore su, quindi avere una tenuta un pochino più importante rispetto a quelli normali, e questo è fondamentale nel periodo estivo perché io mi ritrovo puntualmente con il mascara stampato sulle palpebre e speriamo che questo non abbia questo effetto qua. Tra l'altro ve lo faccio vedere da vicino, è un effetto molto naturale, niente di troppo wow, e ammetto che rispetto ai due che già utilizzo, il Luxurious Lashes e il Buildable Mascara, questo non è proprio il mascara che ricomprerei. Ormai l'ho preso, è bello come effetto naturale, non troppo carico. Io però preferisco i mascara un pochino più drama vibes, ma questo per il momento la cosa positiva è che sono riuscita a costruirlo sulle ciglia, quindi io ho questa abitudine proprio di passare più volte la spazzola e non ha creato nessun tipo di imperfezione, anzi è proprio bello da vedere per un effetto super super naturale. Poi ho comprato ovviamente uno smalto, perché ogni volta che entro da Kiko compro uno smalto che puntualmente non utilizzo, ma questo non lo diremo a nessuno. Però a quanto pare lo smalto bianco è l'unico che sono riuscita a finire tra tutti quelli che ho, e ne ho ricomprato un altro bianco. Prima avevo in realtà uno un pochino più perla, questo invece proprio stile bianchetto, bianco bianchissimo, perfetto per l'estate. Questi sono quelli meno costosi, forse costa tipo 3 o 4 euro, e sono gli smalti fast dry, quindi ad asciugatura rapidissima, che è una cosa fondamentale per me. Ora passerei invece all'unboxing di una nuova collaborazione che stavo attendendo e non ci stavo più sperando perché il pacco ci ha messo un po' ad arrivare, ma è finalmente arrivato e voglio farvi vedere quello che ho ricevuto. Allora, il pacco arriva da Genesis Garb, è questo marchio online super bello che vende giacche varsity stile bomberini delle confraternite e t-shirt vintage. La t-shirt è la cosa più bella che abbia mai visto ultimamente online. È questa t-shirt qua bellissima con il coniglio sopra. Il coniglio è molto particolare, molto artistico, ricorda un sacco il coniglio di Alice nel Paese delle Meraviglie. Queste t-shirt qua riportano questa scritta Tag Day Planet e Interstellar Crossing, quindi sono un pochino concettuali come magliette. Questa qua in particolare è di un tessuto veramente morbido e sento che non è un cotone che si stropiccerà, è 100% cotone appunto, e guardate qua, è in perfette condizioni ed è un cotone veramente fresco e molto piacevole al tatto. Questi colori poi mi stanno piacendo un sacco perché c'è questo rosa che è in una tonalità di quelle che più adoro del rosa. L'unica pecca è che è un pochino oversized perché, se non ricordo male, le magliette hanno solo le taglie ML perché vestono appunto stile oversized, ma sicuramente sarà bellissima sopra un paio di leggings o un paio di jeans super skinny in autunno o in inverno. Poi ovviamente abbiamo la giacca varsity, questa è veramente stupenda, quasi mi pento che non sia inverno per poterla indossare, è bellissima, ha un sacco di patch sopra ed è veramente una giacca stile streetwear
stupenda, la sto veramente adorando. Le maniche sono in simil pelle, quindi perfetta anche per quando piove in autunno. Guardate anche qua la parte dietro che dice Peaceful California. Non vedo l'ora che arrivi l'inverno per poterla indossare, veramente. Mi sembra anche molto calda, è stile tipo flanella e wow, sono molto molto stupita dalla qualità. Questa qua è 100% poliestere, ma veramente non me l'aspettavo, non me l'aspettavo perché non conoscevo il brand e quindi mi sono un po' lasciata incuriosire dalla proposta perché volevo assolutamente provarle e mi piaceva soprattutto lo stile, lo stavo adorando, così dal sito mi sembra molto bello, però non mi aspettavo una qualità simile. Vorrei che fosse autunno per poterle indossare, mi sta piacendo veramente tantissimo. Queste maniche qua saranno perfette per la pioggia, reggi l'ombrello e non ti bagni. No, no, mi devo vedere subito allo specchio. No, wow. Wow. È stupenda, è veramente stupenda. Non ho mai avuto una giacca così bella come questa. Ed è veramente quello oversize giusto. Questa è taglia S ed è perfetta. Questo è il marchio ed è una scoperta decisamente spettacolare. Non riesco a smettere di toccarle perché è veramente di una qualità wow. Tra l'altro il colore, non so se riuscite a vederlo, è blu. È un blu veramente stupendo, un blu notte spettacolare. È già diventata la mia nuova giacca preferita. Passiamo ad altri acquisti. Abbiamo ovviamente una busta di Intimissimi, perché i saldi non possono arrivare senza una mia visita nel negozio di Intimissimi. Io ormai aspetto i saldi per andare come tappa fissa da Intimissimi. Ho comprato un paio di cosine molto molto belle, non so da cosa partire perché le sto adorando tutte. Allora partiremo dall'intimo. Allora, ho preso un completino, vediamo se trovo. Ah, eccole qua. Ho preso un completino che si chiama Cadeau. E si chiama Cadeau perché sei tutta infiocchettata, pronta da donarti in regalo. Questo reggiseno è veramente bellissimo. Mi mancava un reggiseno bianco, bianco pulito, ma bello, e questo è veramente stupendo perché ha tutti questi fiocchettini sopra, il pizzo e un fiocco qua in raso che ovviamente si può togliere se non si vuole avere tutti questi fiocchetti addosso, si toglie banalmente ed è perfetto anche così. Infatti questa è la versione che indosserò io sotto i vestiti ovviamente, però ha anche la quantità giusta di push-up e spero solo vada bene a livello di tessuti, perché ultimamente ho un piccolo problema con i tessuti chiari dei reggiseni che mi creano un po' di irritazioni, però ho deciso di provarci e dargli una possibilità, indossarlo un po' e vedere come va. È veramente bellissimo, anche qua in questa parte ci sono i pois. Ed è veramente uno stile pulito, elegante e allo stesso tempo lo trovo anche particolarmente sexy. E poi ovviamente quando compro un reggiseno compro sempre anche le mutandine abbinate per avere il completino, e queste sono bellissime. Guardate qua, anche le mutandine hanno il fiocchetto dietro. Devo farvelo vedere bene, allora devo farlo un pochino meglio, aspettate. Anche questo ovviamente si può rimuovere completamente e non avere tutto il fiocco
Ok, ce l'ho fatta. Alzi la mano chi come me è impedito a fare fiocchetti. Io sto guardando tutorial su tutorial e questa volta ce l'ho fatta. Bellissimo, stupendo. La parte dietro è stile brasiliana e ha i pois, mentre la parte frontale ha tutti i fiocchettini e un mix di pois e pizzo. È il set perfetto anche per una sposa, però io adoro la lingerie plain bianca, ma con un tocco un po' più particolare per renderla un pochino più sexy. Infine, abbiamo un altro regalo di compleanno che è arrivato un pochino dopo. Questo è veramente wow, arriva da un negozio stupendo. Vi lascerò qui sotto il sito online perché il negozio si trova in provincia di Brescia. Per chi fosse della zona, andateci, è bellissimo, ha tutte le cose giuste, ma anche online si trova tutto quello, anzi, buona parte delle cose che ci sono anche in negozio. Il negozio è veramente enorme. Se dico enorme, ci passi un'intera giornata dentro, ma anche il sito ha veramente un sacco di cose belle, è sempre aggiornato e ci sono sempre cose nuove. E adesso ovviamente ci sono anche dei saldi, dateci un'occhiata. Io ho ricevuto in regalo questo vestito qua, ma ovviamente non è arrivato così, sono stata portata nel negozio, mi hanno fatto provare un po' di vestitini che avevano scelto per me. E alla fine la scelta è ricaduta su questo. E quando ho iniziato il video dicendo che il verde sta entrando a gamba tesa, è un po' anche per questo vestito qua. Un vestitino stupendo. Arriva da questo marchio qua, Rotate, che fa delle cose stupende e questo vestito ne è la testimonianza. È il vestitino perfetto, arricciato nei punti giusti e che valorizza tutte le forme anche per noi che siamo un pochino più piattine. È quel tocco giusto per essere sexy, ma allo stesso tempo con eleganza. Questo vestitino è perfetto per un cocktail in spiaggia o per una cenetta a fronte lago e io non vedo l'ora di indossarlo perché è spettacolare. E tra l'altro è un vestito che in passato non avrei mai pensato di acquistarlo, ma mi sono accorta che le cose bisogna indossarle, provarle, vedersele addosso per rendersi conto della loro vera bellezza. Io chiudo il video con questa meraviglia, lo sto veramente adorando, sto adorando tutte le new entry del mio armadio. No, scusate, ma mi sono dimenticata di aprire completamente il pacco di intimissimi, mi sono fermata all'intimo, ma non ho aperto il resto con voi. Ho comprato il solito pigiamino in seta, questa volta azzurro carta da zucchero, guardate qua, è stupendo. Questi pantaloncini sono veramente meravigliosi. E siccome non c'era il top nella mia taglia di questo colore qua, ho trovato un top molto plain in cotone, una canottierina in cotone nel colore del pizzo. Guardate qua, è stupendo. È il completino perfetto come pigiama. Io devo dire che da quando ho scoperto i pigiamini in seta di Intimissimi non riesco più a tornare indietro. Non riesco più a vedere un pigiama normale come adatto per essere pigiama. Nel senso, io ho sempre adorato i pigiamini un pochino particolari, però in passato magari utilizzavo anche dei pigiamini tipo canottierina e pantaloncini in cotone, un pochino più da battaglia, chiamiamoli così, mentre adesso l'intimo e il pigiama non possono essere banali, devono essere particolari, devono essere stupendi, se no non riesco proprio ad indossarli e mi fa stare bene andare a dormire con addosso un pigiama
sexy e comodo e bellissimo, e questo veramente era la cosa che mancava nel mio armadio. Adesso ho tre pigiamini, uno beige, uno rosa e uno azzurrino, e sono super contenta. Basta, ho finito con gli unboxing per oggi, questo è quanto. Io vi ringrazio di essere passati di qui, ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video, ma fino ad allora mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!